Quando compriamo i biglietti della lotteria, la maggior parte di noi non ci mette molta speranza. Ma a volte alcune persone sono molto fortunate e vincono semplicemente enormi quantità di denaro. Una volta che hai vinto, devi scegliere come ricevere il tuo denaro. Negli Stati Uniti, per esempio, i vincitori della lotteria possono scegliere di ricevere il denaro o come pagamento in contanti di una somma forfettaria inferiore al jackpot pubblicizzato o come rendita annuale che copre l'intera vincita per un periodo di 30 anni. Chi sono i più grandi vincitori della lotteria di tutti i tempi? Scoprilo in questo video. Buon divertimento! Luxy. 1568 miliardi di dollari, il più grande jackpot di tutti i tempi. Il 13 gennaio 2016 l'estrazione del Powerball ha offerto un jackpot di 1568 miliardi di dollari. Era a quel tempo il primo e unico jackpot a superare un miliardo di dollari. Tre biglietti vincenti hanno vinto questo straordinario jackpot, uno in Florida, uno in California e uno in Tennessee. I primi a dichiarare sono stati Lisa e John Robinson del Tennessee, seguiti da David Catchmith e Maureen Smith della Florida. Solo nel 2016 anche Marvin e Maya Costa si fecero avanti per riscuotere le loro vincite. Tutti hanno optato per un pagamento forfettario di 327,8 milioni di dollari. Il più grande vincitore singolo del Powerball, Mavis McKenzie. Quando i jackpot raggiungono importi incredibili, possono essere vinti da una sola persona o da molti. Il più grande vincitore singolo del Powerball è Mavis McKenzie. Nel 2016, a 53 anni, ha vinto ben 758 milioni di dollari. Dopo aver optato per il pagamento una tantum, ha raccolto 480,5 milioni di dollari, tasse escluse. Poco dopo ha chiamato il suo datore di lavoro, Mercy Medical Center, dove aveva lavorato per 32 anni, e si è dimessa. Li ho chiamati e ho detto loro che non sarei tornata, ha detto alla NBC. 1537 miliardi di dollari del 23 ottobre 2018. Per molto tempo i Mega Millions ha cercato di superare il Powerball senza successo. Tuttavia ha raggiunto un fresco 1537 miliardi di dollari il 23 ottobre 2018. Il più grande jackpot mai vinto con un singolo biglietto. Ma per mesi sembrava che nessuno sarebbe venuto a reclamare il denaro. I giornalisti venivano regolarmente a intervistare il proprietario del negozio, che era un po' preoccupato che se nessuno veniva a reclamare il jackpot, il premio di 50.000 dollari sarebbe passato anche a lui. Finalmente un vincitore è stato annunciato dopo 131 giorni di attesa. Tuttavia non sapremo mai l'identità del vincitore perché ha voluto rimanere anonima. Come gli altri, la nostra fortunata vincitrice ha scelto il pagamento forfettario, quindi ha ricevuto poco più di 400 milioni di dollari. Il Powerball da 590,5 milioni di dollari. Nel maggio del 2013, in Florida, Gloria McKenzie ha vinto il jackpot di circa 590,5 milioni di dollari. All'epoca passò alla storia come il più grande jackpot mai vinto da una singola persona. Ha scelto di ricevere un pagamento una tantum di circa 370 milioni di dollari di lordo dalle tasse. E come unico vincitore, McKenzie se n'è andato con un enorme 278 milioni di dollari al netto dalle tasse. Ha comprato una villa da 1,2 milioni di dollari sulla spiaggia di Jacksonville, in Florida. Un grande miglioramento rispetto al suo fatiscente appartamento in affitto da 30.000 dollari. McKenzie ha anche donato 2 milioni di dollari a una scuola superiore del Maine, che aveva bisogno di un nuovo tetto. La generosa nonna si è anche impegnata a condividere la sua vincita con suo figlio Scott. Dal suo grande acquisto e dalla sua generosa donazione non si è più sentito parlare di McKenzie. E se un giorno tu vincessi un miliardo di dollari, cosa faresti con tutti quei soldi? Dacci la tua risposta nei commenti. Eccoci alla fine di questo video. Se ti è piaciuto, non esitare a dare un grande pollice blu. È sempre un piacere. Alla prossima volta!